Ciao a tutti Creeper, io sono Celofi e oggi insieme al mio amico Black ho esplorato le caverne più assurde di Minecraft. Questa spettacolare mod aggiunge la caverna dei dinosauri, la caverna degli oscuri orrori e anche la caverna radioattiva e tossica. Prima di cominciare vi ricordo di lasciare un bel like e di iscrivervi. Detto questo, andiamo con il video. Ok, finalmente sono nella caverna più strana di Minecraft e che cosa sono quelle cose? Ok, credo che... Oh, Uga Uga, tu cosa fare nel mio territorio? Ma chi sei? Aspetta, ma sei Black, Black, cosa ci fai ma qua? Ma tu sei Celofi, sì, ma sono da io. Quanti anni che non ti trovo, ma... Da 13 anni, è da 13 anni che sono in sta caverna infatti, del cavolo. Infatti, da quando hai chiuso il canale YouTube, cioè sei finito qua, che cosa hai fatto? Mi sono adattato a vivere con i dinosauri. Vieni. Oddio, ma davvero? Sì, oggi. No, non ci credo. Ti farò esplorare questa fantastica caverna e tante altre. Madonna, in questa nuova fantastica mod bellissima. Sei pronto? Perfetto. Sì, okay. Sì, vai. Per prima vai, cosa andiamo, ti faccio vedere capitano. La mia nuova invenzione, guarda. No! Ah. No, devi stare fermo. No, me l'hai rubata! La mia lancia! Ah! Dammela, è mia. Sta a vedere, guarda che bella che è, rimbalza. Bello, si vede, si vede. Sì, comunque fa schifo, è molto scarsa in realtà. Vabbè, sono vestito da dinosauro, ma quasi quasi questa roba me la tolgo perché fa un po' schifo. E dai, mi metto la roba in netherite. Ah, vuoi qualche nuggets di dinosauro? Eh? Ah, sì, dai, qualche nugget. Li tenevo nel mio frigo bar che ho laggiù in fondo. Vieni, ti mostrerò le fantastiche robe letali che si trovano in questo mondo. Ogni cosa dai, ti può uccidere. Vedi questa pianta? Ti uccide. Questa roccia ti uccide pure quella. No, non è vero. Però molte cose sì, mi sa. Quindi non è tutto che ti uccide. Cioè, però questa ci pianta sono mi sa di uccide. Sì. No, davvero? Mozzica ma non fa niente. Non fa nulla. Sì, sta mod è fatta davvero alla grande comunque. Guarda che roba. Ecco, dinosauri. I dinosauri. I dinosauri sono il peggior nemico dell'uomo. Quanto danno fa? Mozzicano. Sono molto cattivi. Ma ne fa un botto, cielo. Sì, sono molto arrabbiati con me perché ce n'è uno grossissimo. Mangio i nuggets. Allora, ti spiego. Perché io sono esperto di dinosauri. Questo è un velociraptor. Guardalo. E lui è veloce ed è un raptor, capito? Per questo si chiama così. Ok, perfetto. Quello è un gigantesco. Questo però è un ticeratops. Ma se io lo freccio, che succede? No, lui è pacifico. Niente. Era pacifico, adesso non lo è più. Aiuto, gigantesco. E dobbiamo gigantesco. dobbiamo abbatterlo. Toh. Bravo. Cosa ha droppato di preciso? Fa vedere. Dinosaur chomp, che è sta roba? Non lo so. Ah, i dinosauri sono così grossi che droppano proprio blocchi di ciccia. Ma che roba, bellissimo. Ciccia. Guarda che roba, vedi quelli lassù? Allora. Quelli sono Archaeopteryx, oppure Pterodattili. Non mi ricordo. Pterodattili, ok. No, allora, credo che quelli non siano sono esperto in materia. Pterodattili, quindi... ne sono abbastanza sicuro. Guarda, queste sono le rane. È una rana comune, rana, rana che salta. Normale. Sì. Ah, bello, molto interessante. Un po' arancione, ma è una rana, suppongo. Comunque sta mod è geniale, davvero fatta sta bene, aggiunge tutti sti biomi. C'è il legno, guarda che bello questo legno esotico. Piwen, ti rendi conto? Qua c'è un altro Super Quark Moment. Quello là. No, aspetta, che cos'è quello? Te lo spiego, ascoltami nel mio momento Super Posso Quark. Spararlo? No, perché quello è un terizinosauro. Il terizinosauro c'ha delle unghie lunghissime e si mangia anche erbivoro in realtà. Ah, aiuto. Questi sono carnivori. Oh, aiuto. Chi è? Okay, allora. Vabbè, niente. Quindi lui è tranquillo, si fa i fatti suoi, ma se gli spariamo sicuramente si arrabbia. Esatto, e ci taglia a fette con le sue unghie. Forse non è stata una cosa furba. Dai, niente, è fortissimo. Menalo. Dai, vai, sto vai, pollo troppo cresciuto. Vai. Mi sta menando fortissimo, devo scappare. Madonna, lo diceva Piero Angela che non bisogna attaccare i dinosauri. Aia, tre cuori mi togli. Smitragliarlo. Ma è fortissimo. Vai. Ok, e poi ce lo mangiamo. Sì, ci facciamo i nuggets con sta roba. Dai. Bello allora, ci sta. Oh, amico, quello che vedi davanti a te è il re dei dinosauri, la bestia più pericolosa che esista. Oh, il no! Tyrannosaurus Rex. Ma se li sta mangiando, se li sta pappando. Sì, lui è all'apice della catena alimentare, si mangia qualsiasi cosa, quindi anche noi. Sei contento? Menalo. Di più. Aiuto. Se noi ci mangiamo a lui, saremo noi all'apice della catena alimentare. Ecco, se abbiamo vinto, abbiamo scalato la catena, sei contento?
E abbiamo anche le sue ossa, molto belle. Quindi questo posto l'abbiamo esplorato abbastanza, ma ci sono altre caverne più pazzesche di questa che dobbiamo andare a scoprire. Come si entra in queste altre caverne? Cioè, così, c'è un modo specifico? Osservami negli occhi e... Ma... Ah, allora, oddio, queste sono le caverne oscure. Come ma vedi? Sono, stico? Allora, ma dove... picchiali, picchiali. No, ma dove mi hai portato? Dove mi hai portato, cielo? Ma... questo ma è il popolo delle talpe. Fermi, aiuto, aiuto. Fermi, fermi, calmi, scappa, calmi, scappa. calmi. Gli uomini talpa, gli uomini talpa, vai dove c'è la luce. Dove c'è la luce? La luce? Loro temono la luce, gli uomini talpa, credo. Oh, ma sono fortissimi, sono un sacco. Ma sono incredibili. Ok, li sto ammazzando. Madonna, ok. Guarda, che stanno facendo? Stanno tipo facendo dei riti satanici con le farfalle in testa. Madonna, che succede? perché con me ce l'hanno? E poi gli scheletri, pure i mostri. Ma pure con me ce l'hanno. No, aia. Under Zealot. Ok, per fortuna rispawniamo qua. Che sta succedendo? Che cos'è? Vai, distruggere. Queste caverne sono piene di demoni di ogni tipo, creature impossessate. Questo credo sia sterco, cacca proprio. È uno scheletro normale, vabbè, ovviamente. No, questo è cacca, fa vedere. Guano. Cacca? Bello il guano, eh. Perfetto. Cos'è? Dark Tatters. Guano. Vuol dire cacca di piccione, tipo. Va bene, sì. Qua come vedi non si vede. A posto. Infatti, fra, Però ti do delle torce, aspetta, mi sa che non te le ho date, tieni. Infatti, grazie, ecco qua. Perché se no così esploriamo meglio questo posto. Ma che bello. Però non c'abbiamo la Optifine, non possiamo vedere nulla. Sì, appunto, perché sta mod crasha con la Optifine proprio, non c'ha senso. Guarda che ci sono gli occhi che ti spiano da là sopra. Dove? Non vedi quella roba rossa? È terribile. Ma sono fastidiosi in una maniera assurda, cioè. Sì, sbucano sottoterra. Scusami. Non l'ho fatto apposta per nulla. Ma è terribile, sbucano dal pavimento, dal soffitto, dovunque. Non si capisce nulla. Che cosa dove hai portato? Oddio. L'hai portato. No, perché? Senti. Guarda cosa ho trovato, però. Ma che è quel co... Non lo so. Ma che sparagli. Impossibile. Aiuto. No, il demone delle caverne si sta mangiando. No, è terribile. Ma è terribile. È il demonio in persona. Ma è il demonio però, in senti, persona. possiamo farcela sconfiggerlo, ok? Aiuto. Non dai si vive, tante non mazzate. Non si vive. Arrivo. Forse muoio. Luce fu. Perché ce l'ha con me? Ma perché? Non so, però sta arrivando. Mori. Vabbè, pure pipistrello. Vai. Dov'è? Ecco. Allora, Golden Apple. Possiamo farcela. Questo ce lo il spacchiamo, potere. Ce lo spacchiamo di brutto. Dov'è? Questo. Ma sì, dai tante mazzate, tanto odia te, sta seguendo soltanto te. Vai verso la luce, che lui la odia la luce. Credo. Oddio, fermo, strilla. Fermo, che stavo per morire. Sei a posto? Aiuto. Molto divertente aiuto, come cosa. Aiuto. Ti sta mangiando. Dove cacchio mi ha messo? Luce. Sta saltando. Luce fu. Un disastro. Ok, arrivo. È un gorilla, c'è True F. Cosa c'è? Calabrese. Madò, guarda come salta. Ma ci tira le onde soniche. Mori, bestia, vadre retro. Ma quanta vita c'ha secondo te? Ok, è finita. Distrutto. Che è sta roba? Sì. Ok. Ma spiega che è quella roba lì? Cosa sta succedendo di là? Ma che è? Non so, ma ho paura. Andiamo cielo, via. Via. Parte, dove dobbiamo andare? Cielo. Via, non cos'è capisco, sto coso? Oddio. Bello, questo è carino. Andiamocene. Ok, queste sono le caverne radioattive, tossiche. Intanto, guarda, ho trovato questo arco fighissimo casualmente prima. Ma che figo! Guarda cosa fa. Vediamo se io lo sparo tipo lì. Vediamo. Pioggia di frecce demoniache. Quindi ci dobbiamo mettere questa cosa che mi hai dato per... Sì, per te lo consiglio. È una tuta antiradiazioni, perché qua siamo in un ambiente radioattivo. Quindi qua abbiamo il Dreadbow, ok, che possiamo usare quando vogliamo. Guarda che bello che sono. Fallout proprio. E poi là sotto c'è qualcosa. C'è qualcosa che puzza. Guarda che figo. Ma domanda, noi ci possiamo buttare nell'acido, vero? Non lo farei. Cos'è sta roba? Vediamo. Uranio. Beh, ovviamente, niente di meno. Si può mangiare? No, direi di no. Vediamo? No, non te lo puoi mangiare. Aia! Scusa. Vabbè, perlomeno questa caverna è bella tranquilla rispetto alle altre. Okay. Non ci sono bestie demoniache che ci vogliono ammazzare. Buono. Ok, dobbiamo andare di là, quindi prendiamo un po' di blocchi e andiamoci. Guarda che terrore, ribolle questa roba.
costruisco con la carne di dinosauro perché non c'ho altro. Ok. Oh, ho visto qualcosa. Ho visto qualcosa che si muoveva là sotto. Guarda, ci sono dei pesci radioattivi. Dio? Per un attimo l'ho visto. Vedi, ogni tanto... Pesci radioattivi? Sì, esce dalla roba. Vedi. Figata. Madonna. Guarda che bello sta cosa che ho trovato. Che guarda cosa... un po'. Ma è gigantesco. Vediamo. Oddio. No, fermo. Non pensavo che facesse questo. Guè. È uno scudo. Vabbè, ok. Mi ha dato le radiazioni, mi ha dato. Sono irradiato. Va bene, addirittura. Ok, sì. Vai, costruisci. Fai un bridge da esperto di Bedwars. Certo, fra... Aia. Oh, ma nonostante la tuta mi sono preso le radiazioni lo stesso, anche io. Ok, ci buttiamo, cielo? Sì. Aiuto. Ti vedo un po' luminoso. Che è quello sotto? Tu ti ci butti? Che caspita succede? No, che è sto robo? Ti sta disinguazzando. Aiuto. Ci penso io. C'è una... Ah! Ma siamo scemi. Ma è Brainiac, il nemico della DC. Ma sei serio? Il nome è quello. Era tipo un super cattivo che combatte contro Batman, credo, non lo so. Ok, tu spari. Uno. Che vai. Casino il mio inventario. Uso lo scudo della potenza. Vai. Non fa niente. Spariamogli con l'arco, va, forse è meglio. Spam. Ma ci tira della roba, ci tira la lingua. Che schifo. Ok, è morto. Ok, ma era fighissimo, comunque. Sì, mentre io qua sto morendo perché sono irradiato. Sì, ti vedo che sei un pochino luminoso. Prima eri proprio luminescente. Dobbiamo entrare in sto posto. Vediamo un po' cosa c'è qua dentro. Attento perché può essere pure che ci sono radiazioni qua dentro. È tutto verde, tutto radioattivo qua. West Dam, bottiglia di rame. Ah, abbiamo trovato. Che abbiamo bottiglia? Trovato un pezzo di una bomba atomica. Bello. Ah, quindi se la spacchiamo. Prendiamocela, poi la costruiamo una bella bomba atomica, Vediamo un bello. Po' cosa c'è. Mattoni. Qua c'è del prosciutto completamente. Sì, appunto. Ho fatto casino. Che hai fatto? Ho fatto entrare l'acido, ops. Non pensavo. Ma perché fai entrare l'acido? Ma scusa, non ho fatto apposta. Non pensavo c'è entrasse così. Sta diventando tutto verde, aiuto. Ma infatti, ma che hai fatto? Ma dove... Diventeremo dei mutanti, ci cresceranno tipo delle braccia in più. Io prima non avevo più la radiazione, adesso per colpa tua ce l'ho, ma ti rendi conto? Fai proprio schifo. Scusami, è andata così. Capita. Sì, appunto, visto. Stai dicendo anche te. Guarda che casino, ma che è sta roba poi? I blocchi sono fighissimi. Sono tipo le... Hai presente le cose che ti fanno salire su Minecraft? Sì, però fatti meglio, perché la mod è che fa i lavori schifosi. Però questi sono fighi. Guarda che... Allora, qua c'è il prosciutto. Qualcosa mi ha sparato! Sto nuotando nell'acido. Ai. Dai, vivi? Era uno scheletro infame che mi ha buttato giù. Ma guardate. Ma ci sono delle creature strane? Sì, ma non ne abbiamo viste neanche ancora tutte, Dobbiamo tornare non sopra. Non tutte? Certo, dobbiamo tornare sopra così esploriamo un pochino, se riuscissi a salire. Parkour. Non puoi farlo pure con l'acqua, fra. Parkour. Ti faccio vedere un pochino di bestie radioattive di sto posto perché sono troppo belle. Tipo abbiamo il Raikat. Oddio. Che è sta roba? È un gatto scheletro radioattivo. Dobbiamo sopprimerlo. Ma che cacchio è quello? C'è un creeper. Creeper, guarda che bello. È un mio lontano parente, bellissimo. Un creeper robot. Ma che figo. Che simpatico. Infatti, facciamoci che abbracciare. Sicuramente ci vuole molto bene. Ah, perché l'hai fatto? Ci voleva molto bene. È vivo. Minchia, ancora è vivo. Aspetta. Sì, è forte lui. Ah, c'era un creeper normale. Siamo incredibili, cielo. Troppo forti. Esatto. È un pesce? Guarda che bellino questo. No, toglio, ti prego. Uno scarrafone. Era bruttissimo. Okay. E poi ho il mio amico, eccolo qua. Vediamo un po'. Dobbiamo testare quello che fa. Non ucciderlo. Ma che cavolo, ma? È partita la sirena antiatomico. Oddio. No, non ucciderlo, dobbiamo testarlo. Immagini che moriamo tipo adesso. È molto probabile. Però per la scienza bisogna farlo, dai. Ok. Che è successo? La bomba atomica è Sono uscita. Stato ridotto in atomi. Come diceva Thanos. Distrutte. Ridotte in atomi. Ok, ragazzi, abbiamo provato questa bellissima mod. Però adesso dobbiamo provare una cosa. E intanto lui mi ha guardato male, aspetta. Ah, ma ci penso io, c'ho il raggio radioattivo! Sì, lo radioattivizzo! Ma che figo, ma è quello di Calofiuti! Passamelo, è bellissimo! Aspetta, lo sciolgo e poi te la passo a te. No, questa è bellissima, tieni. No, è bellissimo, fra, vediamo. Testala su questo Railgun. Povero individuo. Ah, un po' buggatina, Però bella. Ma quella è l'alto raggio! Ma che bello!
No, è fantastica, fra, ma domanda se la provo su di te? Ah, perché? Sono tutto radioattivo. No, no, basta, basta. Aia. Ok. Mannaggia, non ti regalo più le cose. Dobbiamo provare la bomba atomica. L'abbiamo promesso. Vai. Ok. Allora, proviamo la bomba atomica? Vai, ti lascio a te l'onore di accenderla. Ok, secondo te che cosa succederà? E scoppia. Tu stai lì, accendila, eh. Io mi allontano un pochino. Vivremo, ovviamente, vero? Sì, sì, mi sa di sì. Vai, prova, prova. No, che cacchio è. Guarda gli atomi che roteano. Guarda però. Madò. Che figata. Sì, sì, sta vibrando. Poveri villager. Aiuto. Però, eh. Sì. Poveretto. Però dovevamo testare in un villager, giustamente. Guarda. Ah! Esploso una bomba gigantesca qua. Ma è enorme. Oddio. Ma che cavolo. L'apocalisse. Ma è Chernobyl, fra? Sì, non c'è idea. Io sono spawnato su una casetta a caso. Guarda il fungo. Fra, sono caduto. T'ho visto cadere là sotto. Ma che cavolo. Come stai, bene? Ma che sì, sono vivo, fra. Oh, perfetto. Sono immortale io. Bene, dai. Il villaggio però non è più vivo. Ma chi se ne frega, fra. Finché siamo vivi noi. Mi sa che sto per diventare Hulk, guardami. Anche te, eh? Io di più, però. Sì. Vabbè, lo so. Comunque ragazzi, vi ringraziamo per la visione, questa mod è spettacolare, ci sono anche altri biomi che non abbiamo visto, lasciate mi piace così che li proviamo e nulla, passate dal canale di Black, dal mio ci siete già, quindi iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video.